il titolo di questo intervento è Soft Skills and MOOCs, come monitorare i progressi degli studenti e come valutare l'efficacia. Questo intervento parte da un progetto europeo, il Learn for Work, che ha coinvolto 11 partner di 9 paesi europei, e l'obiettivo di questo progetto era capire se è possibile allenare soft skills attraverso MOOCs. Attraverso MOOCs già esistenti, quindi non abbiamo sviluppato noi dei MOOCs appositi, perché ci eravamo accorti che, a fronte di quello che le ricerche riportano, cioè che esiste un gap tra le richieste del mondo del lavoro che richiedono soft skills e la preparazione universitaria, esistono online, noi ne abbiamo catalogati oltre 200, diversi MOOCs che si occupano di questo tema. Il progetto è in fase di conclusione, siamo arrivati quindi alla rielaborazione dei dati del test sul campo del progetto stesso. L'altra cosa importante da sottolineare, che poi commenteremo nei risultati, era l'idea appunto di testare se i MOOCs potessero essere utili per il training delle soft skills in apprendimento autonomo, cioè uno studente universitario o un giovane lavoratore che vuole migliorare le proprie skills di comunicazione piuttosto di teamwork, seguendo uno di questi corsi può in qualche modo sviluppare queste competenze. Vado veramente rapidamente sulle fasi iniziali del progetto, che descriverò di seguito, che hanno previsto innanzitutto un'analisi comparativa della letteratura, ma anche delle iniziative in corso nei diversi paesi, proprio per selezionare le skills che avrebbero poi fatto parte del nostro framework, cioè le skills più importanti richieste dal... Abbiamo trovato anche in questo caso oltre 200 iniziative in corso nei diversi paesi europei e quindi abbiamo identificato alcune skills. Per ulteriormente vagliare, quindi creare il framework finale, quali erano le skills maggiormente richieste, abbiamo condotto focus group da un lato con aziende, responsabili HR e docenti universitari, dall'altro lato con gli studenti e i giovani lavoratori. Sono stati condotti 2 round di focus group in cui abbiamo poi, intersecando i gruppi, restituito i risultati l'uno all'altro proprio per capire e per elaborare poi un framework finale, che è questo. Quindi tra tutte le soft skills possibili ne abbiamo selezionate 15, non solo soft skills, quindi skills comportamentali, ma anche digital soft skills. E su queste in particolare abbiamo creato un link con il framework DigiComp. Non mi soffermo molto perché dobbiamo andare verso il monitoraggio, solo per dire che abbiamo poi avuto una seconda fase di sviluppo degli strumenti che servivano per creare un processo che portasse lo studente da riconoscimento delle skills che già aveva o che voleva sviluppare a selezionare i corsi con cui poteva svilupparle e poi a una valutazione finale. Per questo, per la valutazione iniziale e finale, abbiamo creato uno strumento di self-assessment che ha un'interfaccia online di questo tipo. Ovviamente per ogni skill abbiamo dovuto identificare la definizione delle dimensioni di competenza e poi delle domande. Alla fine lo studente ha una learning agenda di questo tipo. Per ogni skill, ovviamente non è uno strumento predittivo, ma per ogni skill lui stesso autovaluta il proprio grado di padronanza e l'importanza che attribuisce a questa skill. E poi decide su quali skill vuole lavorare. Compiuto questo passo, può accedere al secondo step del processo, che è una guida online, di cui ho già parlato l'anno scorso, per cui non mi soffermo moltissimo, in cui abbiamo messo i MOOCs che avevamo selezionato. Ogni MOOC ha una apposita scheda, lo studente può accedere attraverso, appunto, selezionando una skill del framework, oppure selezionando direttamente il MOOC. La scheda descrive in dettaglio il MOOC, non soltanto i contenuti ma le metodologie, e poi ha il link. Sono comprese varie tipologie di MOOC. Infine il terzo strumento, un personal journal. Un personal journal che serve allo studente per monitorare i propri progressi in maniera autonoma, per registrare le proprie riflessioni, ma serviva anche a noi per monitorare il processo. Nella fase di testing, dunque, abbiamo innanzitutto disegnato questo processo, quindi adesso poi lo vedremo in dettaglio,
istituito un team di monitoraggio che aveva delle precise regole. Doveva ovviamente avere un'interazione frequente con lo studente, ma non doveva influenzarne le scelte, perché l'apprendimento doveva essere più possibile autonomo. Doveva assicurarsi che lo studente utilizzasse il personal journal, quindi scrivesse le proprie annotazioni, ma non doveva, di contro, convincere lo studente a non abbandonare il corso. Cioè la nostra idea era che il drop out ci doveva essere, come c'è stato. E quindi e poi ovviamente doveva avere compiti come raccogliere i dati per la rielaborazione finale. Le interazioni avvenivano in pochissimi casi faccia a faccia, perché magari erano studenti dei partner, in altri casi via email, via Skype o per la raccolta di dati finali attraverso delle interviste. Ecco, questo è il processo, quindi lo studente fa la valutazione iniziale, poi si crea un piano di sviluppo personale, entra nella guida e seleziona i MOOC e a quel punto durante la frequenza del MOOC redige un personal journal, poi vengono raccolti attraverso delle interviste anche dei dati di valutazione e poi fa la valutazione finale. Un piccolo preview, il report finale sarà disponibile a ottobre, ma stiamo appunto rielaborando i dati. Il progetto è stato presentato a 114 studenti, una decina di studenti per ogni partner. Di fatto, soltanto 53 hanno deciso di partecipare al progetto stesso. Però di questi 53, i dropout, cioè quelli che non hanno terminato il percorso, sono 17. All'inizio ci sembrava un numero molto alto, cioè un dropout rate di 32. Di fatto, se lo guardiamo al contrario, un tasso di completamento di 68. Interessante che, anche se non era stato loro richiesto di prendere la certificazione finale, ben 14 studenti, benché fosse a pagamento, perché chiaramente le piattaforme, dopo lo vedremo, sono quelle note, Coursera, ma anche altre, hanno deciso di prendere la certificazione finale. La preferenza degli studenti è andata verso MOOC con ritmo autonomo, self-paced, come si dice, non con MOOC che avevano un inizio o una fine. E la maggior parte degli studenti ha seguito un MOOC, ci sono stati soltanto due casi in cui sono riusciti a seguirne due in contemporanea. Come vedete, questi sono i partecipanti, infatti EUCA, che è l'ente diciamo, per cui ho fatto questo progetto, l'European University College Association, ha avuto un gruppo più ampio perché ha avuto anche studenti provenienti da altri paesi, per cui abbiamo un panorama anche più vasto di quello dei paesi partner. Ecco, per i provider, sicuramente uno dei corsi molto apprezzati, questo non solo perché Metid era uno dei partner, credo, perché il numero di studenti va oltre quelli che hanno partecipato come Metid, è stato il corso di Conflict Management del Politecnico di Milano. Però anche altre piattaforme sono state molto apprezzate, in particolare, e questo poi spiega forse alcuni risultati, piattaforme che hanno un tipo di MOOC un pochino più statici, come Udemy o altre. E le soft skills su cui gli studenti hanno deciso di lavorare sono soprattutto comunicazione, gestione dei conflitti e leadership, potete vedere qui. Il ritmo, ci sono stati studenti che hanno fatto i percorsi self-paced molto velocemente in 2 giorni e studenti che invece hanno fatto dei percorsi spesso self-paced in 79 giorni, quindi hanno avuto un ritmo molto più lento, più errante, come hanno definito alcuni monitor. Hanno espresso le loro preferenze, hanno utilizzato soprattutto video, forum, project work e, come ho già detto, la piattaforma più utilizzata è stata quella del Politecnico di Milano. Come misurare, quindi, se c'è stato un miglioramento? La nostra ipotesi iniziale era che lo studente stesso si potesse rendere conto attraverso il self-assessment, con un self-assessment iniziale e uno finale, se c'era un progresso. Di fatto non tutti gli studenti hanno rifatto il self-assessment finale e di fatto, ma questo lo dimostrano anche altri progetti, delle volte la maggiore conoscenza di una skill comporta anche un'autovalutazione un pochino più bassa, perché uno diventa più consapevole. E quindi questo non è stato uno strumento molto interessante, invece i report dei monitoring, perché dovevano ognuno di loro, attraverso i personal journal erano nelle lingue dei partecipanti, per cui greco, polacco, italiano, i monitor dovevano creare dei report in inglese, dove abbiamo una serie di dati qualitativi.
che in qualche modo riflettono esperienze, vado un pochino rapidamente, cioè raccontano di come gli studenti stessi, sia nelle interazioni, sia nei personal journal, abbiano in qualche modo dato prova che quel determinato MOOC, quella determinata esperienza sia stata efficace, ma efficace nel senso di effectiveness e non di efficacy, cioè di efficacia in un contesto concreto, in un'esperienza concreta, per un obiettivo concreto e non un'efficacia, come dire, generale dimostrabile sempre. E, abbiamo anche chiesto qual è stata la loro percezione del monitoraggio. Non si tratta di tutor né di coach, ma di l'idea è avere proprio dei monitor che non dovessero intervenire troppo. E alcuni hanno detto appunto che hanno avuto un'esperienza positiva perché comunque avevano qualcuno che, a cui potevano ricorrere. C'è stato, diciamo, qualcuno che non l'ha trovato particolarmente utile, ma interessante che strumento di automonitoraggio era anche il personal journal, su cui invece abbiamo avuto molti giudizi positivi da parte degli studenti, anche da coloro che all'inizio avevano avuto qualche difficoltà, come scrive quest'ultimo studente, a rispondere alle domande, e invece poi ha trovato uno strumento positivo. Quali strumenti, quali attività avete apprezzato di più nei MOOC? Apprendere attraverso gli esempi, le discussioni nei forum, i video, ma soprattutto, come vedete qui alla fine, le attività che presentavano esempi dalla vita reale e che mi hanno costretto a pensare a come applicare ciò che stavo imparando nella mia esperienza di tutti i giorni. Quindi tutte le attività che in qualche modo facessero riferimento alla vita reale. Questo torna nel feedback che abbiamo raccolto dagli studenti, quindi una delle domande dell'assessment finale, del questionario, scusate, non l'assessment, ma il questionario di valutazione finale era: che cosa suggeriresti a chi produce MOOC di mettere in un MOOC per favorire l'apprendimento delle soft skills? E quindi suggerivano cose non troppo lente, ma dialoghi, sottolineare il link tra ciò che si insegna e l'esperienza reale. Tra l'altro io ho imparato stamattina che cos'è H5P, ma alcuni studenti già lo conoscevano, quindi avere maggiori... E in generale un'opportunità di avere maggiori interazioni con gli altri partecipanti del corso. Questo è stato un pochino... Siccome il ritmo era self-paced e noi volevamo lasciarli autonomi, sicuramente non c'è stata molta interazione né con altri partecipanti dei MOOCs né tra i partecipanti tra loro. E, di fatto, una delle ultime domande era: ma secondo te, abbiamo fatto questa domanda a coloro che nel self-assessment avevano percepito di aver avuto un miglioramento nelle loro soft skills. Questo miglioramento è dipeso dai MOOC o dalle esperienze che comunque hai fatto, ovviamente da altre variabili che sono intervenute in questo momento. La maggior parte, o il 60%, ritiene che ovviamente le altre esperienze abbiano influito sulle loro miglioramento delle competenze trasversali. In conclusione, che cosa ci hanno detto gli studenti? Che cosa avrebbero voluto in questi MOOCs, che sono i MOOCs già esistenti? Più esercizi pratici, più interazione con i colleghi del corso, quindi più MOOC probabilmente partecipatori, credo che il prossimo intervento sia su questo, più loro tra l'altro invece non hanno voluto fare, ne avevamo selezionati alcuni, CMOOCs, cioè il ritmo del CMOOCs è un pochino troppo poco sostenibile per uno studente, ma più tempo per discutere con altri studenti, scegliere un MOOC in cui ci sia un'interazione tra pari e con i docenti e soprattutto maggiore interazione sociale. Grazie.